E lei, regina, possiede tutti i delfini che vivono nelle acque britanniche. Il fatto meno noto è stato discusso mentre il Regno Unito si prepara a celebrare i 70 anni del regno di Sua Maestà. Il weekend del Platinum Jubilee Bank Holiday si svolge dal 2 giugno al 5 giugno. Ci sono molti fatti peculiari e sicuramente interessanti sul monarca più longevo della Gran Bretagna che molte persone non conoscono. Il fatto sui delfini vale anche per le balene e gli storioni nelle isole britanniche e in altre nazioni del Commonwealth. Questa legge risale ad uno statuto del 1324, che è ancora valido oggi e significa che le creature hanno il titolo di pesci reali. Lo statuto emesso durante il regno di re Edoardo II afferma, anche il re avrà, balene e storioni presi in mare o altrove all'interno del regno. Secondo la rivista Time, storioni, focene, balene e delfini sono riconosciuti come pesci reali. Quando questi vengono catturati entro 3 miglia dalle coste del Regno Unito o se si lavano a terra possono essere rivendicati per conto della corona, tra le altre creature viventi che possiede Sua Maestà ci sono tutti i cigni nel fiume Tamigi. Punto. Secondo il sito web ufficiale della famiglia reale, i beni del monarca includono tutti i cigni reali non contrassegnati in alcuni tratti del Tamigi e dei suoi affluenti circostanti. Un ufficio della Casa Reale chiamato Warden of the Swans è responsabile della cura degli animali. Un altro ufficio della Casa Reale chiamato Marker of the Swans, o Swan Marker, organizza l'evento annuale di Swan Hooping sul fiume Tamigi. Oltre a Swan Hooping, The Queen's Swan Marker ha altri compiti. Il ruolo fornisce consulenza alle organizzazioni in tutto il paese sul benessere dei cigni e sugli incidenti che coinvolgono i cigni. Monitora la salute della popolazione locale di cigni e consiglia alle organizzazioni di pesca e nautica come lavorare con la fauna selvatica. Il Queen's Swan Marker lavora a stretto contatto con le organizzazioni di salvataggio dei cigni e supervisiona il salvataggio di cigni malati e feriti. Coordina inoltre l'allontanamento dei cigni dai tratti del Tamigi utilizzati per le regate estive.